Prende la parola il direttore della direzione investigativa antimafia, dottor Maurizio Rondone. Questa sezione, questa nascita di questa sezione, dobbiamo riconoscerla assolutamente, è merito suo, è la sua grande passione, la sua grande determinazione. Grazie al capo della polizia, ai comandanti generali della Camera dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che immediatamente hanno messo a disposizione i loro uomini, hanno messo a disposizione anche risorse, anche economiche, per questa realizzazione. Grazie al prefetto di Potenza che ci ha messo a disposizione questi locali già ben messi, ma che con poco, nel giro di un mese, siamo riusciti a rendere operativi. Domani saranno anche mobili e computer che dovremo operare, ma il prefetto ha fatto ancora di più perché da subito ci ha messo a disposizione delle stanze già pienamente funzionanti per poter cominciare, così come era l'intendimento suo, dal 1 marzo cominciare a lavorare per questa straordinaria e meravigliosa regione. Questa è una regione che non è ancora profondamente infiltrata dalle mafie. Possiamo ancora evitare che questa regione diventi come altre regioni del sud con una endemica presenza della criminalità organizzata. Una straordinaria opera che sta portando avanti la Procura della Repubblica, il suo procuratore distrettuale, insieme ai suoi sostituti e aggiunti, insieme alle forze dell'ordine in questa regione, ci consentiranno con l'operatività piena di questa sezione di lavorare sia sul piano preventivo che sia sul piano repressivo che quello del sequestro dei beni ai mafiosi. È importante la presenza della DIA qui perché dà supporto ai due prefetti di Potenza e di Matera nelle attività di prevenzione amministrative, dà supporto alla Procura della Repubblica perché evita di dover andare a ricorrere a centri di Bari o centri di distanti logisticamente, quindi con una difficoltà per poter operare in questo territorio. Abbiamo una grande opportunità, abbiamo una grande possibilità, la DIA farà di tutto perché queste possibilità